esercizio qui a Booty Camp. Legatevi le vostre caviglie, mi raccomando mettete un bel fiocco perché andiamo a fare una marcia. Ok, con la marcia tu puoi fare tutto con un elastico. Un basico per i glutei, lo sentirai sui glutei e sull'esterna coscia, ma fa tutto parte per quanto mi riguarda del booty camp. Ok, come sta andando i vostri allenamenti? Avete fatto anche le foto? Ricordate, scattatevi le foto, prima, dopo, durante, già dopo 7 giorni, 10 allenamenti, vediamo come i glutei cominciano a tonificarsi, a riempirsi, a perdere quelle grinzette brutte della pelle flaccida che cade e comincia a diventare tondo, teso, più bello, ok? E andiamo, marciamo indietro, marcia, e in avanti, marcia, tiro sull'elastico, marcia, ricordate che l'elastico lo controlli tu e non viceversa, ok? Indietro, marcia, vai in avanti, e tira, adesso tira, tira, porta il busto in avanti, tira dentro gli addominali e usa quelle gambe. Ok, provi a tenere sempre le ginocchia belle parallele, piedi parallele, le ginocchia seguono sempre le punte dei piedi. Dai, dai, tira su quell'elastico, tira su quell'elastico. 4, 3, adesso scendiamo, scendo, scendo e salgo, salgo. Scendo, scendo e salgo, salgo. Ancora, 8 e 7, vai con il booty camp, ancora, 4, 3, 2 e 1 e stop, altro esercizio fatto e passiamo sul nostro prossimo esercizio di booty camp. Io amo chiamare questo inchino alle corte, ma la verità è che è un incrocio delle gambe una di fronte all'altra, il busto viene molto in avanti e sono sempre concentrato sul tallone, ok? Perché quando ancheggio poco poco, ok? E se ti metti le mani proprio sul gluteo, senti proprio si va in tensione il gluteo e spingo verso basso, sempre non pensare di salire, non è una questione di salire, ma di spingere verso basso per attivare più i fibre muscolari del gluteo. Continuiamo, spingiamo giù, 2, 3, 4, 5, 6 e ora cambiamo dall'altra parte, inchino verso basso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dammi un altro 8 ancora, spingo verso basso, spingo verso basso, spingo verso basso, addominali rimangono tesi e tutto peso sta sulla gamba anteriore, cambiamo e giù, 2, 3, 4, 5, inchini, proprio più ti inchini, più spingi sul tallone, più senti lavoro, più spingi verso basso, più senti proprio i vostri glutei che si attivano, ok? Il nostro booty camp, ok? 30 giorni di esercizi proprio per totalmente trasformare il nostro lato B. Continuiamo, 2, 3, e 4, 5, 6, 7, 8, spingo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, eccellente, un altro esercizio fatto insieme e ti aspetto il prossimo esercizio, ma mi raccomando, lavorate, 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 giorno dopo giorno, perché con la costanza tutto è possibile. L'elastico è importantissimo per il nostro booty camp, leghiamo le caviglie, con l'elastico veramente avrai tantissimi risultati in pochissimo tempo perché l'elastico è una giusta resistenza per i glutei. I glutei, ricordate, per questo booty camp è necessario avere resistenza perché i glutei sono un gran gruppo, ok? Cominciamo a toccare indietro e proprio tiene le gambe parallele e l'elastico deve stare sempre in tensione, ok? Facciamo un bellissimo fiocco perché è facile poi sciogliere l'elastico quando abbiamo finito il nostro allenamento. Allora, booty camp vuol dire 30 giorni, esercizi tutti i giorni per dedicare i nostri glutei, vedrai cambiamenti radicali nella forma dei vostri glutei, sentirai i pantaloni che cambiano proprio in modo di fare il loro fitting, vedrai che i jeans, anziché stringere in punto dove non volete, cominciano a stringere nelle punte giusti, però ricordate anche che quello che ci permettono i glutei sempre è la costanza. Ecco perché 30 giorni, ecco perché tanti esercizi, ecco perché lo sto facendo con voi.
perché comunque dopo 40-45 anni i glutei si svuotano e vedrai proprio il gluteo, che specialmente il gran gluteo, che proprio appiattisce. Come possiamo combattere contro questo? Niente, alleniamoci. Allora, altre cose per bootcamp, fondamentale è il nostro elastico, ok? Per il momento, se non c'è l'elastico in casa, potete usare un paio di collant, magari vecchie, Allegri, usalo come diciamo un elastico provvisorio, però comprati l'elastico, insomma è molto importante, lo potete trovare anche sul nostro sito, ok? Cosport.com, ok? Se avete bisogno di un elastico bello duro come quello che ho io, che è uno 0.5, che è bello teso, ricordate che il glute è un gran gruppo, che vuol dire ha bisogno di tante resistenze per avere i risultati seri. Ok, continuiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, touch back, ultime 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Altro esercizio di bootcamp fatto. Passiamo sul prossimo esercizio, mi raccomando, voglio vederti domani, dopodomani, ogni giorno insieme per avere i glutei più tosti al nostro bootcamp di Jill Cooper. Uno fondo è sempre eccellente per il lato B, allora portiamo la gamba destra in avanti, ok, scendiamo a piombo, ok, proprio giù, 2, 3 e 4. Adesso quando scendo giù sto calcolando, cioè concentrando sul tallone sotto di me, ok? Anche di poco a poco anche, ok? Appoggio tutto il peso sulle gambe anteriore, ok? Non quella posteriore, concentri tutto il lavoro davanti. Continuiamo, facciamo 8, 7, 6, 5, 4, occhio, 3, 2, cambio, ok? Concentrando sul tallone, ok? Ginocchio sotto il tallone, leggermente ancheggiata, vedi, leggermente ancheggiata, ok? E spingi verso basso, non verso alto, sto spingendo giù, 2, 3, 4, 5, 6, pronti, cambio, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, spingo giù, 2, 3, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ricordi, sempre verso basso, e vai, tallone, 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 spingo giù, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and stop. A fondi fanno sempre molto bene i nostri glutei e passiamo sul nostro prossimo esercizio. Ora andiamo a fare i stacchi, uno degli esercizi in assoluto più belli per i glutei, in particolare il gluteo basso, il gran gluteo. Ok, l'elastico è necessario, ragazzi, potete utilizzare nel frattempo magari un paio di calzi usati, insomma vecchi, quelli che non userai più, però la verità, vai a un negozio sportivo, comprati l'elastico perché pesa poco ed è uno dei, diciamo, attrezzi igienici meno costosi e più utili sulla pianeta Terra. Allora, per fare i stacchi chiuderemo i talloni insieme, ok? Passando l'elastico sotto i nostri piedi, divari con le punte. A questo punto accorcio la presa sull'elastico il più possibile e rimango inchinato con le gambe tese. Schiaccio in avanti, ok? E torno indietro, come se stessi provando di passare tra due macchine sporche, ma c'ha un paio di pantaloni bianchi addosso, ok? Spingo partendo dai talloni insieme, polpacci insieme, interno coscia insieme, schiaccio la fine, i miei glutei, come se stessi provando di schiacciare o stritolare il mio peluche preferito. Schiaccio e scendo, e schiaccio e scendo. E quello che ti sta portando il bacino in avanti è proprio i glutei che si contraggono, ok? Contrago e torno giù, tiro e torno giù. Se è troppo facile, accorcio la presa sull'elastico, continui
ancora, adesso rimani su, adesso schiacci i glutei, i talloni insieme, schiaccia, ok? E noterai, ok, noterai che nonostante quanto tu stai schiacciando i glutei, si rilassano, continua a schiacciare, e proprio loro si rilassano da soli, e tu devi continuare a schiacciare avanti, e scendo giù, due, giù, tre, e giù, quattro, continui, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, e teniamolo, 8, 7, 6, 5, schiaccia, 4, 3, e facciamo le ultime 8, scendo e schiaccio, 2, schiaccio, 3, avanti, 4, continui, 5, schiacci i glutei in avanti, 6, 7, e rimango su, tengo la posizione, ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe, recupero l'elastico, questi siamo uno stacchi, questo è il nostro booty camp, mi raccomando, insistete giorno dopo giorno, 30 giorni insieme per avere i glutei più tonici, al prossimo esercizio, ciao! Leghiamo le ginocchia, ok, questo esercizio potrebbe anche essere fatto senza l'elastico volendo, ok, perché questo può essere fatto corpo libero, però con l'elastico ancora meglio. Andiamo, al capestare sotto ginocchio sinistro l'elastico, così è bloccato, e comincio a sollevare le gambe a un angolo retto, ok, su, spingo, ancora, come se stessi provando di tenere, diciamo, lascia l'impronta del tuo piede sul cielo, sul soffitto, sopra di te, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, adesso incrociamo sopra in diagonale, ok? Incrocio sopra l'altra gamba e vado in diagonale per sollevare, ok? 4, 3, tiro con l'elastico, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, non usare la schiena, ultima, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e cambiamo la gamba, calpesto, ok, calpesto, sollevo l'altra gamba, 3, 8, su, tira, corre 2, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, adesso in diagonale, giù in su, 2, 3, 4, 5, 6, ah, schiaccia il gluteo quando sali, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, 6, 5, bravissimi, 4, e 3, e 2, e relax, eccellente, un altro esercizio fatto con il nostro booty camp, e adesso passiamo al prossimo esercizio insieme.